giorno questo per il canale. Siamo riusciti ad ottenere un'intervista esclusiva. Un'intervista esclusiva con un grande della storia dell'arte. Salvador Dalì, il grande maestro, è qui con noi per esporci quella che è la sua opera. Ma non è incredibile? E quindi oggi con noi in studio il grande Salvador Dalì. Sono emozionatissima, maestro, nel presentarla. Buongiorno, buenas come dies. Sta? Buenas dias a vosotros. Hola, hombretta, come stas? È bello averla tra noi, maestro. Io sono Salvador Dalì. Sì, in baffi e ossa. Maestro, ci illumini. Lei rientra nella grande corrente del surrealismo, forse una delle mie preferite. Ma per lei cos'è il surrealismo? Lo spieghi un po' agli amici di Arte per Te. Eh no, cara ombretta, il surrealismo soy mi. Sono io il surrealista. Cosa è il surrealismo? Io. Tu me vede? Me sta mirando bene? Io sono surreale. Io sono normale? Sì, ma sono oltre che normale. Io sono surreale perché sono sopra la realtà. Un ombre normale non sarebbe una sorta di caricatura elegante di sé. Io sono interpretazione critica della mia paranoia. Quando un ombre riceve delusioni in continuazione, un grande dolore, come per me può essere stato la morte della mia amata madre, la più grande disgrazia della mia vita. E allora quando le delusioni si compenetrano con il cervello, l'inconscio, le fe proprie, e allora il tuo spirito le elabora e le fa proprie e ti desta allucinazioni, sogni pazzeschi, però è il cervello, è lo spirito critico che le analizza e le proietta nella tela. Allora, il surrealismo in realtà è una corrente artistica che vuol vedere il puro automatismo psichico del gesto pittorico. Tante parole difficili per dire che quello che uno prova viene messo direttamente sulla tela, sulla musica, sulla poesia, senza tanto riflettere. Parole a caso dettate dal subconscio, colori a caso dettati dal subconscio, immagini a caso dettate dal subconscio, tutte riproposte a ripresentare quello che è l'interiorità dell'artista. Ma io so oltre, io so il surrealismo. Maestro, mi scusi l'impertinenza, molti pensano che lei sia un folle, un pazzo, ma lei si reputa tale? Io non sono loco, mai stato loco, però sono molto simile al loco. L'unica differenza che c'è tra me e un pazzo è che io non sono pazzo. No, 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 no. Io penso. È perché queste mie fobie, queste cose che mi accadono mentre dormo nell'onirico inconsciamente, io poi le analizzo, le critico, le rendo reali attraverso le forme, attraverso le immagini, ve le spiego a modo mio, perché sono le mie visioni, sono le mie allucinazioni, è il mio sentire del subconscio, dell'inconscio, che poi vi porgo in forme meravigliose. Sono meravigliose, ombretta? Ombretta, te la faccio io una domanda. Qual è la mia opera che tu preferisci? Ma così su due piedi non saprei. Quella che mi ricordo subito pensando a lei è La persistenza della memoria, conosciuta anche come Gli orologi molli. Quello che mi andava di dire è, disegnando degli orologi che si scioglievano al sole come del formaggio che fondeva sotto il calore del raggio solare, era proprio il fatto che il tempo è una percezione relativa, come diceva il mio collega geniale Albert. Albert e io siamo due geni uguali. Lui è un genio matematico e io sono un genio che della matematica ne ha fatto creatività. E allora, il tempo è una percezione. Non esiste in natura, passa ma non lo si vede, rimane in testa perché tu hai il ricordo del tempo che è passato, ma in realtà non l'hai toccato mentre lo hai vissuto, era sfuggevole, gelatinoso, come se ti si sciogliesse tra le mani, e in realtà questo è il tempo. L'unica differenza che noi diamo al tempo è un oggetto con cui lo misuriamo, l'orologio. L'orologio è un oggetto assurdo se ci pensate,
perché ingabbia in un piccolo oggetto qualcosa di immenso che è il tempo. È detta a noi la velocità con cui dobbiamo vivere le nostre vite, con cui dobbiamo fare le nostre cose. Noi abbiamo ingabbiato il tempo all'interno di una macchina, di un orologio. Però il tempo lo scioglie quell'orologio, lo scioglie come del formaggio al sole. In uno spazio infinito quell'orologio si perderà, si liquefarà. Certo, rimane la percezione del tempo, è lì, sempre con noi. Però questo tempo passerà, ne rimarrà solo una pozzanghera nella nostra testa, un qualcosa di annacquato, di lontano, di impercettibile. Il tempo esiste, ma non esiste. Il tempo è surreale. Però mi piace tantissimo anche il sogno causato dal volo di un'ape intorno alla grana, un attimo il sogno, ma aveva appunto un'ape, un dolore pazzesco. Ho visto le stelline e tante altre cose che vi ho fatto vedere in quella bellissima opera, dove i miei sogni sono diventati realtà pittorica. È la mia gala, la mia hermana, il mio corazon, la mia donna del cuore, colei che mi ha accompagnato tutta la vita. Mi accompagna anche nel sogno, mi accompagna nella visione, mi accompagna nel delirio. È l'amore da cui sorge un'opera. E poi in basso quel melograno e quell'ape che punge il mio corazon. E la mia gara nel sogno con quel lago enorme. E poi le allucinazioni. È la parte che mi piace di più, le allucinazioni. È perché l'allucinazione ti dà la possibilità di traslare quello che è il reale, di dare a delle pesanti creature delle gambe da gazzella, con delle piccolissime articolazioni che le fanno muovere in assoluta libertà, felici librano nell'aereo, in questo aereo infinito, in questo spazio relativo, in questa tela piccola ma enorme. Perché chi siamo noi per definire lo spazio? Chi siamo noi per definire il tempo? Chi siamo noi per stabilire le forme? Io sono pazzo? No. Io sono surrealista. Io sono colui che trasforma il tuo delirio in arte. Io sono colui che si sofferma ad analizzare quelli che gli altri invece si fanno passare nel sonno di una notte, così, senza dar peso. Dai peso ai tuoi sogni e la tua vita si libererà da un peso, giusto Ombretta? Grazie maestro, arrivederla presto, magari nei nostri sogni, magari sulle nostre tele, ma speriamo presto. E speriamo sì di rivederlo presto Salvador Dalì. Oh, è facile rivedermi, basta andare in un qualsiasi museo dove sono esposte le mie opere, vi aspetto, oppure chiudere gli occhi e aspettare il prossimo sogno. O incubo. Da lì a qui è un attimo. Spero che questa piccola intervista vi sia piaciuta, a me tantissimo, per me è stato un vero onore intervistare il grande maestro spagnolo. E quindi se vi è piaciuto questo video, un bel pollice in su per Salvador Dalì, ma anche un pollice in su per Ombrettina qui, che si presta a questi giochini insieme a voi. E allora, da Ombretta e da Arte per te è tutto, buon carnevale e arrivederci alla prossima! Ciao!